Bisognerebbe fare una piccola modifica al contratto. I 10.000 pengo invece di darli io a voi per farvi cantare, dovreste darli voi a me. Per forza. Aspetta un momento. Sono le 4 del mattino, chi vuoi che trasmetta a quest'ora? Girate quell'interruttore. Questo? Sì. Come vedete, anche alle 4 del mattino ci sono delle stazioni che trasmettono. Ti interessa di musica adesso? Infatti. Pronti? Il signor Palfi? Un momento, vogliono voi. La signora non è in casa. Ma se ho udito la sua voce. Mi stupisce, ma la signora non... Chiedo licenza di poter rimanere in questo appartamento. Mi sgommenta di andare di sopra dopo ciò che è accaduto. Sta bene, Matilde vi sistemerà in qualche modo. Federica non sarà solo pensiero. Ti prego. Se vai un giorno alla ferma opposta, troverai le lettere che ho continuato a scriverti, anche dopo la nostra rottura. Sei una ragazza romantica. Innamorata, e non me ne vergogno. Addio. Buona fortuna. Non ditelo. Che cosa? Che avete ammazzato tante persone. È più prudente. È una protesta. Il signor Palfi vi manda questo libro, è il suo ultimo romanzo, La Iena Vendicativa. Grazie. È un'allusione. La Iena saresti tu. Come? Cosa crede quell'imbrattacarte di insultarmi? Cosa vuole? E che gli prestiate... Perché se non ci fosse lei, forse vi accorgereste di me. Ma io mi accorgo di voi. Ma non avete mai tentato di baciarmi sul collo? Mi avevano detto che il principale bacia sempre sul collo la sua segretaria. Non sempre, signorina. Oh, almeno quando la segretaria è carina. Io non... A me non interessa il denaro, ma la gloria. Ecco. Come volete voi, non vi si può rifiutare niente. Allora debutto il 18. Il 18. E mi raccomando che il nome sia in grande sui mezzi. Non so come ringraziarvi della vostra cortesia. Dandomi una poltrona per il vostro debutto. Buonanotte. Buonanotte, signora. Signor Mustichi, vorrete favorire un momento da noi? Ma è tardi. Un solo istante, vi prego, diglielo anche tu. Solo un istante. Accomodatevi. In quell'attimo si udì un colpo di rivoltella. Ancora, perché non aprono quassù? Il colpo risuonò sinistramente. Me lo fanno apposta. Come posso lavorare in queste condizioni? Jeanette, andate a prepararmi un'altra tazza di caffè. Ci deve essere qualcuno sul luogo del delitto. Abbiamo sentito dei passi. Tre uomini di sopra. Circondate la casa. Venite con me, via. Siete stati voi a telefonare? Sì, sono stato io. Palfi. In persona. Ah, era molto tempo che desideravo conoscervi. Ho letto molti vostri libri. Io sono Ronnie Ferenc. Piacere. Che pasticcio, che guacciabuglio medioevale.